Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, come sempre ogni mercoledì, spazio aperto alle 18:30, dalla redazione di Bari, Ugo Lombardi e Buonasera. Antonella Entrenò, la redazione di Mestre, Massimo Bonella. Buonasera Massimo Bonella. Buonasera Massimo. Eccoci qua, buonasera, scusate ma c'è stato un problema di audio. Buonasera, sono le 18:32. E un saluto naturalmente alla regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Buonasera Rosario. Allora, questa sera noi abbiamo un ospite davvero importante, sia per l'attività che svolge che per il momento che stiamo attraversando. Abbiamo il dottor Ettore Mazzanti di Medici Senza Frontiere. Buonasera, dottor Mazzanti, e benvenuto. Buonasera. Buonasera a tutti voi e grazie per averci invitato. Le preannuncio che non sarà la prima volta che ci sentiremo, per cui, anche perché l'argomento di cui vogliamo parlare questa sera con lei non può essere certo risolto in una sola trasmissione. Dunque, dottor Mazzanti, lei all'interno dell'organizzazione Medici Senza Frontiere di cosa si occupa? Nello specifico sono nel Dipartimento Risorse Umane responsabile per il reclutamento, validazione, posizionamento e proposizione dei medici. Medici in tutte le loro sfaccettature, dai medici infettivologi, epidemiologi, chirurghi, anestesisti, ginecologi, insomma tutte quelle che sono le professionalità mediche. Questo è il mio ruolo che faccio dal 2009. Benissimo. Credo che sia il caso di fare una breve. Sappiamo che lei purtroppo non ha molto tempo questa sera, però è forse il caso di fare un accenno a quelle che sono le attività di Medici Senza Frontiere, perché sono molteplici. Poi magari entriamo nel merito dell'argomento della trasmissione. Sì, meglio, fuori di retorica, se devo dirlo io o devo dire qualcun altro. No, lo può dire lei, credo che lei sia il più titolato a farlo. Beh, d'accordo. Allora, gli ambiti di intervento sono vari variegati, ovviamente questo è fuori di retorica, sono comunque 43 anni che Medicine Senza Frontiere agisce nei posti un po' più impensati dove la natura, le calamità naturali o quelle indotte dall'uomo purtroppo la fanno da padrone, quindi cerchiamo di dare un intervento di senso e mirato, soprattutto nelle aree in cui non ci sono altri attori molto spesso. E, trasversalmente, da malattie neglette alle pandemie, epidemie, ai conflitti e alle emergenze in senso lato. Questo è un po' la visione Chiedo generale. scusa, dottor Mazzanti, se riesce ad alzare la voce, si sente poco. Sì, no, allora, quello che dicevo è che da 43 anni MSF, Medici Senza Frontiere, sta facendo un'azione diretta e concreta su tutte le situazioni di emergenza normalmente, che siano calamità naturali piuttosto che indotte dall'uomo o di conflitti, oltre ad appunto interessarsi anche a quello che sono le malattie neglette, un po' dimenticate, oppure non più così all'ordine del giorno come possono essere l'HIV o correlati. Dove c'è una deprivazione a diritto di salute, di vita, normalmente quello è il nostro contesto. Medici Senza Frontiere in Italia si è configurata come ONLUS, quindi è un'organizzazione senza scopo di lucro, insomma. Quanti sono gli operatori italiani impiegati all'estero in questo momento? Attualmente io credo che possiamo serenamente ragionare intorno ai 105-110, attualmente su vari progetti, da quelli di alta specialità chirurgica a una salute primaria. Normalmente le partenze in un anno corrispondono e sono in crescita ogni anno a 310-315, quello del 2013. Quest'anno avremo un aumento ulteriore proprio dettato a quello che è il dramma dell'Ebola in questi momenti. Benissimo, credo che sia arrivato il momento di entrare ora nel merito dell'argomento della trasmissione. È iniziata qualche tempo fa questa emergenza Ebola in Italia. Sappiamo però che voi come operatori affrontate questa terribile forma virale in Africa già da diversi anni oramai. Io lascerei a questo punto la parola.
a Ugo Lombardi, che è un medico, come lei del resto, perché possiate dare ai nostri ascoltatori quante più informazioni è possibile, seppur in poco tempo, rispetto a questa epidemia, a questa malattia. Prego, Ugo. Bene, intanto ringraziamo il dottor Mazzanti per essere con noi e abbiamo quindi la possibilità di parlare con una persona esperta. Qui rivolgiamo subito una domanda, entrando nel merito. Quando si verificano nei paesi, africani, il virus Ebola è nato, si chiama così perché la prima infezione, mi corregga se sbaglio, è nata in Congo, l'attuale Zaire, e quindi ha preso il nome della zona in cui è stato scoperto il primo focolaio. Ogni volta che sorge un'infezione in questi paesi, i paesi limitrofi provvedono a chiudere i confini o perlomeno a controllarli molto più di prima. Lei cosa pensa che dovremmo fare noi in Italia, che abbiamo un flusso migratorio senza controllo? Allora, intanto sì, confermo che l'esordio ormai dagli anni 70 di queste febbre emorragiche denominata Ebola, noi siamo stati coinvolti dall'inizio e confermo anche che attualmente in questi giorni c'è il settimo epidemico di Ebola nell'Equatorial State della Repubblica Democratica del Congo e dove il pool d'urgenza del Congo è già intervenuto ormai da 2 settimane. E questo richiamo storico ovviamente aiuta anche a spiegare l'attuale tragicità dell'odierno epidemico che invece coinvolge West Africa. Perché in paesi in cui sono abituati ad avere questo tipo di manifestazioni di malattia, ovviamente la comunità è allertata e agisce in maniera rapida nel contenere e nel fare cordone sanitario, nel fare la quarantena vera e propria, perché hanno l'esperienza pregressa. Relativamente alla chiusura delle frontiere e delle barriere, molto spesso questo accade, come accade adesso, in questi giorni, in un'area remota dello stato dell'Equatore in Congo, sono aree isolate dove normalmente non c'è una grossa mobilità. E questa è un'altra nota che contraddistingue, ahinoi, invece il nuovo epidemico che è originato a Ouakchédou, nella regione del Ouakchédou della Guinea Conakry, in stretto contatto col confine della Sierra Leone e con la Liberia. Confini che noi possiamo vedere ben definiti, ben segnati sulle mappe geografiche, ma che sono inesistenti. Molto spesso è un fiume che traccia questa barriera ideale, dove la mobilità invece è molto alta, che è un'altra delle problematiche attuali che ha consentito proprio l'alta mobilità di avere una diffusione più diffusa e meno tracciabile, tra l'altro, perché uno dei problemi susseguenti è quello di tracciare i contatti e verificare che le persone che hanno avuto frequentazioni con pazienti siano testati ed evitare che diventino loro stessi portatori e diffusori della malattia. Per quello che riguarda la chiusura di frontiere o cose simili, in Italia lo vedo particolarmente remota come possibilità che qualcuno possa portare accidentalmente la malattia in Europa. Il vero è che sono cambiate anche le dinamicità di movimento, nel senso che i voli sono molto più presenti e sono verosimilmente la fonte di maggiore attenzione. Attenzione significa avere appunto un occhio speciale soprattutto sul potenziale, senza però diventare debordanti ed essere più tendenti a un parossismo o a un atteggiamento di chiusura che non trova motivazione allo stato attuale delle cose. Questo virus dà una rapida presenza di sé, ma anche una presenza di sé piuttosto eclatante, così rapida perché la sua mortalità poi è piuttosto alta. Ma al di là di questo, lei pensa che questo, ecco, ci può aiutare a ricordare quali sono i sintomi di coloro i quali hanno contratto questa infezione? In realtà devo correggere questa sentenza perché la febbre emorragica che appartiene a Ebola, ovviamente ha le manifestazioni evidenti ed eclatanti di sanguinamenti dei vari organi e apparati del corpo umano, ma questo è nella fase terminale, quando appunto la malattia è stata avanzata come per le altre febbre emorragiche, Lassa fever, Richter Valley o similari.
Il problema dello stato iniziale di persone che hanno avuto contatto con l'Ebola è che i sintomi e i segni sono aspecifici, nel senso che non c'è qualcosa che contraddistingue con sicurezza che possa essere quello. Sto pensando alla febbre, sto pensando al dolore osteoarticolare, sto pensando al vomito, sto pensando a situazioni che sono trasversalmente compatibili con tante altre patologie normalmente frequenti e presenti nei paesi di cui stiamo parlando oggi, del West Africa. Quindi è difficile all'inizio, se non facendo un test, essere sicuri che la persona che ha un sintomo, un segno aspecifico, general generico, sia un portatore di Ebola. Quindi la maniera per individuarli è soltanto clinica o ci possono essere delle indagini? È l'unica maniera per essere certi che una persona è portatrice del virus è il test. L'ELISA test? Come? ELISA test? Il test può essere, ovviamente più raffinato è, meglio è, sicuramente. L'ELISA è sicuramente quello che dà conferme assolute. Ci sono altre forme di attenzione che possono essere quelle che, se un paziente ha in un'area sospetta un quadro, soprattutto se ha avuto una familiarità o nella comunità c'è stato un decesso legato all'Ebola, è chiaro che l'attenzione si rivolge intanto nell'isolare la persona, perché non posso fare il controllo o la verifica del test in un ambiente generico dove altre persone possono venire, perché rischierei di contagiare anche quelli che sono negativi inizialmente, e questa è un po' la difficoltà anche nel fare la tracciabilità dei contatti. E solamente una volta che ho effettuato il test, e ringrazio su questo tutta l'attenzione internazionale, da Atlanta, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e a due laboratori europei, tra cui c'è anche lo Spallanzani di Roma, che stanno dando ovviamente personale di supporto per avere un laboratorio raffinato in un'area che ovviamente vi devo seguire. Noi abbiamo poco tempo, mi pare che il suo soprattutto sia poco di tempo, però ecco, dottor Mazzanti, ritorno sulla sintomatologia. Una persona che lamenta disturbi vaghi e comunque in un periodo di incubazione che non è superiore, mi pare di poter dire, in media 5-7 giorni, quali sono le precauzioni da prendere? Devo correggere il tiro ancora una volta, il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni. Questo purtroppo è sì, io parlavo di media. Sì, no, la mediana va intorno agli 8-10 giorni. Sì. Torno a dire, i sintomi sono veramente aspecifici, mal di testa, astenia, anoressia, nausea, vomito, febbre ovviamente, dispnea talvolta, e nella fase più avanzata della malattia compaiono i segni di sanguinamento. Quindi è difficile poter pensare di avere una strategia nella fase iniziale, se non quella che ho detto prima, di tracciare le persone che hanno avuto contatto con le persone decedute e su loro fare il periodo di quarantena, che vuol dire, se non hanno segni e sintomi di alcun tipo, rimanere in osservazione, e per quelli che invece hanno dei segni ovviamente verificare se dobbiamo preoccuparci per il contagio avvenuto, oppure potrebbe essere la malaria, oppure potrebbe essere una gastroenterite, oppure potrebbe essere qualcos'altro. Quindi la vera attenzione, la vera prevenzione è la tracciabilità dei contatti, che in un contesto di mobilità molto alta, quale è stata la Guinea con la Sierra Leone contigua e la Liberia, ovviamente è arrivata fino nella capitale a Monrovia, dove oggi il vero problema è proprio la capitale per l'alta mobilità delle persone che ci sono. Non ha senso chiudere, perché non si riesce a chiudere, l'unica maniera è veramente comunicare nel giusto modo quello che è la realtà oggi, che si può guarire se presa per tempo da questa malattia, perché quello che oggi è la terapia mirata è non solamente un supporto iperproteico, idratativo, una profilassi antibiotica e dei sintomatici. Non c'è una terapia mirata, ma una presa in carico nello stato iniziale con questo tipo di supporto consente ovviamente alle persone di venirne fuori e di non avere il decesso susseguente.
Infatti, le idee postume sono quelle relative diciamo, agli individui che hanno avuto contatti, magari, e poi si vede dopo che sono stati con i sintomi, magari possono essere persone a rischio. E questo magari, fatta postuma questa valutazione, può essere una valutazione ritardata. Dottore, che ne pensa della terapia antisenso? La terapia? La terapia con gli acidi nucleici brevi, quella antisenso, per questo virus Ebola, secondo lei funziona? Al momento non credo che ci siano abbastanza studi specifici su questo tipo di manifestazione. Vero è che prima di questo ultimo epidemico era già in corso una sperimentazione di anticorpo monoclonale che poi sono state somministrati a quelle due persone che sono note a tutti, fondamentalmente, che avevano una buona risposta sui primati. Devo anche fare una memoria storica di quello che normalmente è stato fatto in precedenza. Quello che era l'azione di Medici Senza Frontiere, nello specifico degli epidemici di Ebola, oltre a fare questo quadro, era quello di prelevare dei campioni di siero dai sopravvissuti e verificare che cosa Anticorpo. poteva essere trasversalmente. Sì. Cosa poteva essere trasversalmente sovrapponibile tra diversi pazienti. Oggi ovviamente la scienza ci dovrebbe aiutare a portare più avanti quelle che sono le possibilità. Non escludo che ci possano essere più fattori agevolanti una risoluzione del quadro. La conferma è che utilizzando il supporto di cui accennavo prima, una nutrizione ipoproteica, idratazione, profilassi antibiotica e sintomatici, soprattutto nella fase iniziale, sono quelli che consentono alle persone di venire fuori Aveva da anche gli questo. antiemorragici. Dipende, dei sintomatici vuol dire anche causali su quello che sono le evoluzioni. Devo dire che nelle fasi avanzate della malattia, soprattutto la terapia del dolore deve essere molto attenta per la dignità delle persone. Dottor Mazzanti, abbiamo il tempo per un'ultima rapida domanda? Sì. Le modalità di contagio, quali sono? Oggi la maggior fonte di contagio sono i funerali. I funerali, cioè i Perché sono corpi i luoghi. abbandonati sostanzialmente. No, non No, vengono. sono le persone. Il funerale, perché dico questo? Ovviamente il paziente che decede per Ebola ha la positività a tutti i limiti biologici ed è, come si suole dire, una bomba virologica. Il problema non è tanto la persona in sé, che ormai ha già dato quello che doveva dare e la risposta che non ha avuto, è che culturalmente nella West Africa il funerale è un evento di comunità, dove culturalmente si fanno delle procedure sul corpo della persona cara deceduta e questo ovviamente in questo specifico di Ebola non è la cosa migliore da fare, perché ovviamente la contagiosità è molto alta anche se il paziente è deceduto. E quindi quali sono le accortezze che ognuno deve osservare per evitare di entrare in contatto col virus? Norme igieniche, evitare la promiscuità, quali sono le indicazioni? Le indicazioni sono dare una comunicazione corretta alla comunità di riferimento, che vuol dire tutte le volte, senza, appunto, corretta vuol dire dando un'oggettività del quadro senza creare allarmismi. Faccio un esempio. Se un governo, tra l'altro anche qui devo sottolineare il ritardo nella comunicazione di questo quadro, perché il primo caso è stato l'8 dicembre e la segnalazione è stata fatta a fine febbraio, e quindi questo, anche il tempo qui purtroppo è stato non favorevole a riuscire a contenere. La comunicazione deve essere fatta mirata e tarata secondo non il nostro parametro, ma il parametro della comunità di riferimento. Faccio l'esempio che dicevo prima: se la propaganda è attenzione, c'è una malattia mortale per la prima volta nel nostro paese di cui non c'è cura. Se siete malati, venite nel centro X o andate al posto Y. Ovviamente, se io sono nella comunità e dico: beh, se devo morire, tanto vale che muoia tra i miei cari, piuttosto che non andare isolato in un posto con persone che non conosco. Anche questo messaggio, che è stato dapprima diffuso, ovviamente non ha agevolato la presa in carico del problema.
Ma infatti mi pare i medici americani che sono stati trasferiti negli Stati Uniti ce l'hanno fatta a sopravvivere. Stiamo parlando di un early stage, di un sistema immunitario molto alto, di una nutrizione adeguata e di un supporto ovviamente a un livello più alto rispetto a quello che ricevono normalmente i pazienti nella fase ordinaria di un paese che ha povere risorse. Sull'Ebola ovviamente già i paesi che sono in difficoltà per avere, dove la malnutrizione la fa da padrone, dove la malaria impera, dove la Lassa fever, che è un'altra febbre emorragica, continua a fare decessi tutti gli anni, stiamo parlando della Sierra Leone, in un paese in cui non c'è una struttura adeguata, ovviamente chi ha per il suo sistema proprio immunitario più valido, che sono ovviamente gli stranieri, non certi residenti, e possibilità di essere ospitati in una struttura ad alto livello, ha più possibilità di farcela, questo sicuramente. Dottor Mazzanti, questo virus può essere trasmesso attraverso zanzare, vettori diversi da quelli che possono essere carcasse o pipistrelli? Negativo, al momento gli unici serbatoi sono due, o i primati o un tipo di pipistrello, molto grande, tra l'altro pipistrello, e i primati sono comuni nell'alimentazione delle comunità ecoregione, quindi escludo che siano altri vettori. Dottor Mazzanti, Medici Senza Frontiere ha avviato l'intervento contro Ebola nell'Africa occidentale nel marzo 2014. Ad oggi, quali sono stati i risultati ottenuti? Cosa intende dire? Intendo dire, quanta gente siete riusciti a curare, quanta gente purtroppo non ce l'ha fatta, di cosa Le do avete bisogno? i numeri globali al 31 agosto sono nella nostra conoscenza, che vuol dire avere, i numeri sono generali, però per quello che Sì. riguarda noi corrispondono a una persona, quindi il rapporto è diretto 1 a 1. Il totale dei pazienti confermati sono 3.707. Da quando noi abbiamo iniziato, di cui 1.848 sono i deceduti. Sono i deceduti. Poi ovviamente il parametro va a cambiare a seconda del paese, a seconda dell'area del paese e a seconda di fattori altri. Le incidenze e prevalenze sono diversificate, anche nella stessa Guinea ci sono state, Ouakchédou ha raggiunto l'88% di mortalità, mentre invece Télimélé, che è un'altra località in Guinea, ha avuto il 25%. Questi sono altri momenti di riflessione e di studio per noi, per capire perché da una parte abbiamo avuto questo tipo di incidenza legata alla mortalità e dall'altra molto meno. Ci sono fattori anche esterni e non solo legati Ah al beh, sì. sistema, ad avere una consapevolezza diversa, un accesso diverso, una comunicazione diversa e prenderlo nella fase iniziale. Questo sicuramente, però è interessante vedere, interessante se così si può dire, purtroppo dobbiamo interessarci, vedere i dati di differenza, perché su quelli si possono fare delle proiezioni. Come Medici Senza Frontiere, la vostra associazione, ecco, riceve il giusto e sufficiente supporto da parte delle istituzioni? Non so se ho ben compreso la domanda. Diciamo che Medici Senza Frontiere agisce in maniera autonoma perché è autonoma dal punto di vista finanziario, nel senso che non dipende da fondi esterni, ma sono fondi che MSF ha già. Quello che accade normalmente è che a ogni autunno, no, si fa una previsione di quello che sarà l'impegno di spesa per l'anno a seguire, di cui una quota parte viene già destinato alle emergenze come fondi, che non sappiamo quali siano. Ovviamente anche l'Ebola è una situazione di emergenza e quindi i fondi per fare lo start-up, cioè fare l'inizio, erano presenti. Però è chiaro che oltre al discorso dei fondi che devono essere comunque richiesti, infatti è stata fatta anche una campagna dedicata di raccolta fondi per l'Ebola perché dobbiamo comunque dare una continuità al primo approccio, devo anche dire che oggi la difficoltà legata alla questione Ebola attuale non è solo legata a una questione monetaria, ma anche a risorse umane, specialisti, non solo medici, ma soprattutto della sanificazione, della water sanitation e della
dell'occuparsi dell'igiene in senso lato, che non sono figure mediche, ma sono figure logistiche e di alta professionalità, sono quelle che oggi facciamo fatica perché la competenza sull'Ebola, da un lato per fortuna, dall'altro in questo caso un po' per disdetta, non sono così trasversalmente competenti, quindi l'approccio che Medici Senza Frontiere oggi ha è di fare una formazione, una full immersion legata ai meccanismi di protezione individuale del paziente comunitaria, trasversale, non solo per gli operatori sanitari, ma per tutte le persone che intervengono, anche gli amministrativi per intenderci. Perché è un'azione di team in cui tutte le persone devono essere consapevoli di quello che si va a definire come impegno e non coinvolge solamente le figure sanitarie. E comunque sia, il supporto dei paesi è altalenante e ondivago, e non solo dei paesi in cui c'è purtroppo questo tipo di problema, ma anche delle sovrastrutture internazionali che sono intervenute, stanno intervenendo, ma purtroppo, per fortuna, ancora una volta, il know-how, l'expertise, l'esperienza su questo campo non è presente e il rischio di improvvisarsi purtroppo poi va a sfociare in qualcosa che non è per niente piacevole. Quindi da questo punto di vista siamo sì a chiedere supporto, aiuto a tutte quelle che sono le entità sovranazionali perché intervengano nel giusto modo, però rendendo loro come primo passo una formazione dedicata per non improvvisarsi in qualcosa che non è nelle loro competenze reali, se non teoriche, perché davvero il rischio più grosso non è all'interno dei centri di trattamento per l'Ebola, ma è all'esterno, dove tutte le persone potenzialmente possono essere un contatto. Molto Ma bene. infatti noi parlavamo all'inizio di una limitazione, diciamo, territoriale di questa malattia, perché la rapidità, anche se i sintomi magari possono metterci del tempo, ma l'alta mortalità, diciamo, confinando queste malattie in regioni delimitate, come spesse volte accade in questi paesi, rende meno facile la diffusione in altri posti. Sì, concordo in linea teorica su questo tipo di approccio di fare il cordone sanitario, in linea teorica. Non è sostenibile, non è oggettivabile, concreto farlo, perché stiamo parlando appunto di zone che hanno dei confini molto poco significativi e di non accettazione della comunità. Quindi la vera chiave di volta è dare messaggi chiari e precisi a quelli che sono i nostri interlocutori, che possono avere un grado di attenzione e di comprensione diversificato, ovviamente, ma la chiave di volta è dire nel giusto modo quello che può essere lo stato delle cose alle persone che sono coinvolte, perché diventino loro stesse altoparlanti e diffondano il messaggio in maniera da agire cautelativamente all'interno della comunità. Se la comunità di riferimento diventa se stessa attiva in questo tipo di antagonismo del diffondersi, vuol dire che impedisce all'inizio, dall'origine, che la gente si muova perché ha la consapevolezza che è una problematica. Ora, teoricamente questa cosa è fattibile, nella pratica richiede tempo, energia e una compartecipazione molto spesso di tanti attori, tra cui gli stessi leader di comunità, e devo purtroppo segnalare a voi che ancora in alcuni villaggi siamo in difficoltà a poter entrare perché la comunità non ci consente di entrare. E questo è un altro problema che non è legato al cordone, è legato proprio alla non accettazione. Sì, in teoria un cordone sanitario è la soluzione migliore, praticamente parlando è difficilmente sostenibile a tutt'oggi nell'area. Ma infatti lei crede che la comunità europea abbia preso consapevolezza che questi migranti parlano lingue diverse, quasi sempre incomprensibili, non si conosce bene la loro provenienza e credo non siano in grado nemmeno di offrire molta collaborazione. In quale misura i nostri confini, secondo lei, vengono tutelati? Non capisco, dottor Lombardi, quando parla di migranti, chi intende? Beh, ci sono persone che vengono dall'Africa, non so se sono subsahariana o in altra zona, ma in ogni caso non Sì, la maggior sappiamo parte l'esatto. vengono in aereo, dottor Lombardi, la maggior parte vengono in aereo oppure via terra.
E quelli che arrivano con la nave? per nave percentualmente saranno 10-11%, non sono E arrivate degli guardi che interventi. abbiamo le cosiddette carrette del mare che ci vengono, arrivano qui con le carrette del mare. Come facciamo noi diciamo, a tutelarci? Dottor Lombardi, normalmente quello che accade con le persone che vengono via mare, purtroppo con le modalità che lei dice, sono persone che hanno iniziato il percorso molto spesso un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, quando Ebola non era un problema nelle aree di provenienza, se quelle erano le aree di provenienza. Questo non lo dico io, questo lo dice la statistica, questo lo dice il quadro oggettivo. Quindi sono più preoccupato della popolazione che oggi è a Monrovia, che oggi è a Freetown, a Calaun, a Ouakchédou, perché quelle sono persone che difficilmente riusciranno a muoversi, tra l'altro. Non si sono mosse prima, sono lì e quelle persone che sono in movimento lo sono già da mesi, se non da anni, se non da decenni alcuni. Quindi non vedo il senso di questa domanda. No, no, la risposta è soltanto deduttiva. Mi va bene questa risposta deduttiva perché dà la risposta alla mia domanda. Diciamo che la vera emergenza purtroppo si vive proprio in quelle regioni dove siete maggiormente presenti, in Guinea, in Liberia, in Nigeria, in Sierra Leone. È lì che si sta vivendo davvero un momento terribile di grandissima emergenza. E quello che mi ha colpita soprattutto nell'intervento che è stato fatto dalla Presidente presso le Nazioni Unite. Mi lascia veramente sconvolta. La sua affermazione è stata che gli stati sono sostanzialmente uniti in una coalizione dell'inazione. Sembra che questo sia un problema che si debba tenere lì circoscritto, che quasi non importi a nessuno della quantità impressionante di persone che sta perdendo la vita in realtà. E questo potrebbe essere risolto, la vostra azione mira proprio a questo, ma se non si parla di Ebola nel modo corretto, dando le giuste informazioni, dando soprattutto la vera situazione attuale in quei paesi, si continuerà a pensare che è un problema che non ci riguarda. In realtà non è così. Il problema forse non riguarda solo gli immigrati che noi ospitiamo, che comunque è gente che fugge da realtà peggiori per ritrovarsi in questa che non so fino a che punto sia meglio per loro. Ma il discorso è che ci si dimentica ancora una volta, secondo me, del valore della vita umana. Non credo che il valore di una vita di un bambino, di un uomo, di una donna, di un anziano africano sia inferiore a quello di un occidentale, di qualunque paese esso sia. Il punto è che non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questo sterminio. Ecco perché le domandavo poc'anzi qual è il supporto che vi avete, perché voi fate un lavoro enorme, importantissimo, fondamentale, ma molto poco supportato. Eppure all'interno di Medici Senza Frontiere, quando è nato proprio ad opera di medici e di giornalisti. Quindi la vostra mission non è solo quella di portare cura e assistenza, ma anche e soprattutto di portare informazione reale. Quindi, se lei dovesse in questo momento chiedere qualcosa, quale sarebbe l'intervento immediato che ognuno potrebbe dare per sostenere la vostra azione? Quando dice ognuno, cosa intende? Ognuno di noi, io ritengo, ha una buona parte di responsabilità. Molto spesso si attribuisce ad altri l'incapacità di sopperire ad una necessità. In realtà penso che ognuno di noi, nel suo piccolo, nel suo quotidiano, possa supportare l'azione di persone come voi che affrontano situazioni devastanti da un punto di vista emotivo, morale, perché non credo che per voi sia semplice essere lì e ritrovarvi tante volte a dover mandare via delle persone perché non siete in grado di offrire a tutti le giuste e meritevoli cure. Ecco, allora che cosa si deve fare perché questa tendenza si inverta? Allora, grazie della domanda e anche della specifica. Non è un fatto nuovo che MSF punti i piedi su qualcosa che normalmente è disatteso e dimenticato. Devo anche ricordare che la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali è uno dei leitmotiv che ha trasversalmente coinvolto Medici Senza Frontiere, proprio per le ragioni che citava prima, che finché non coinvolge i paesi occidentali ovviamente è un problema di altri.
L'Ebola oggi è solo la conferma del fatto che non c'è l'attenzione che viene dichiarata normalmente, che la salute è un diritto di tutti, i Golden Goal e tutto quello che sono stati i programmi, le intenzioni che sono sempre state purtroppo molto idealizzate ma praticate in maniera differente. Quello che oggi ognuno può fare è essere consapevoli di cosa stiamo parlando. Quindi anche un'informazione corretta, quella che può essere anche la via radiofonica come la vostra, e cercare di dare dei messaggi non allarmistici, non paranoici, ma concreti su quello che è lo stato delle cose, intanto è il primo passo. Essere consapevoli, oggi le informazioni ci sono e si possono trovare, ovviamente le fonti possono essere discordanti, quindi direi alla gente di essere curiosa e prima di prendere comunque una propria opinione basata sul proprio modo di intendere, di vedere, di prendere informazioni e dati da chi è competente e consapevole nel settore. Essere consapevoli vuol dire capire che il problema è presente e pressante, che solamente l'acne è la punta di un iceberg che è disatteso come attenzione e come presa in carico da quelli che sono gli attori di sempre internazionali, ma questa è una roba, come diceva lei, che la denuncia fa parte della denuncia dello stato delle cose, oggettivato, perché noi ci siamo normalmente e diciamo quello che vediamo e tocchiamo, è uno dei nostri mandati, rendere testimonianze e rendere visibile quello che normalmente non è noto. Per lo specifico dell'Ebola torno a dire, prendere informazioni, capire di cosa stiamo parlando, del tipo di pericolosità che può avere una persona oggi a Roma rispetto di quelli che sono a Monrovia, che ovviamente è ovviamente all'opposto, non ci sono percentuali possibili, si parla di uno 0,000 nella capitale italiana e di altre percentuali a Monrovia, e di quello che possono essere davvero problemi che possono coinvolgerci noi. L'Ebola deve indurci a riflettere ancora una volta che quello che dovrebbe essere il diritto di minima per ogni essere vivente, un accesso alla salute, una risposta adeguata e mirata, dovrebbe in realtà è completamente disatteso. L'Ebola è una conferma di questo, fondamentalmente, come lo è appunto tutte le altre malattie neglette, il calazzaro o la malattia del sonno, piuttosto che le dismaniosi varie, perché se non coinvolgono qualche pugno di turisti che tornano da aree esotiche, che hanno fatto viaggi intriganti e interessanti, si portano un regalo a casa che comunque è trattato e possibile da combattere, la maggior parte della gente invece normalmente muore per patologie molto più banali, facilmente trattabili, se solo ci fosse qualcuno che desse attenzione e farmaci adeguati a quello che sono i problemi. L'Ebola richiede di essere ancora una volta attenti nel parlare, non si parla solo perché ho un sentimento, per parlare ho bisogno di conoscere e per conoscere bisogna prendere informazioni nel giusto modo. Quindi eviterei davvero l'allarmismo e la paranoia in paesi che difficilmente vanno coinvolti, tipo l'Italia, ma porrei più l'attenzione a quello che i grandi attori, oltre a MSF, possono e devono fare per il loro mandato, non perché lo dico io, ma perché lo dichiarano i loro statuti, nei confronti di questo disastro che è l'Ebola disseminato nel West Africa. Difatti era proprio questo quello che intendevo dire. Purtroppo l'indifferenza, come ha detto qualcuno sicuramente a lei noto, non sappiamo se le parole possono salvare qualcuno, ma di sicuro il silenzio uccide. E quindi in questo caso mi sembra di poter dire che le parole stanno creando un allarmismo fuori luogo, molta molta disinformazione, poca conoscenza del vero fenomeno, e ricordiamo che in Africa si muore tutt'oggi per una semplice dissenteria. Per una semplicissima dissenteria muoiono bambini, uomini, donne, anziani, per cui il diritto alla salute va ribadito fino veramente ad essere noiosi, è un diritto dell'uomo con la U maiuscola, inteso in senso universale, non deve dipendere né dalla nazionalità né dalla possibilità di potersi spostare per andarsi a curare in altri paesi o in altre regioni, perché il turismo sanitario è una cosa che noi conosciamo molto molto bene. Bene, io penso che le abbiamo rubato fin troppo tempo, dottor Mazzanti, siamo arrivati alle 19:10 e lei ci poteva dare solo 20 minuti. Ma la flessibilità è uno dei nostri paradigmi. Grazie dell'ospitalità. Era interessante.
se ci sarà occasione ancora, volentieri, Ma senz'altro. ancora davvero passate i messaggi perché la gente possa essere invitata a prendere consapevolezza. Buon lavoro. Questo senz'altro lo faremo senz'altro e vi chiameremo ancora in futuro. Grazie della sua disponibilità e come diceva giustamente Ugo Lombardi, il dottor Ugo Lombardi, buon lavoro a tutti voi, Buon buon lavoro. lavoro davvero. Ho scordato di dire, lo dico con piacere, ovviamente sui vari website MSF, MSF Italia compreso, c'è un dettaglio, un aggiornamento mirato e dedicato su quello che è la questione Ebola, quindi faccio un po' di propaganda, ma perché so che sto facendo, dando un'informazione giusta per quelli che vogliono comprendere un po' meglio di cosa stiamo parlando. Vuole dare l'indirizzo del sito? medicisenzafrontiere.it. Perfetto, grazie ancora. Grazie e buon lavoro di nuovo. Arrivederci, salute. Arrivederci, a sentirla presto. Beh, insomma, questa chiacchierata era così interessante che sarebbe stato simpatico prolungarla per tantissimo tempo. Io penso che sia necessario affrontare questo tipo di argomento perché purtroppo stanno passando dei messaggi davvero pericolosi. Sembra che da un momento all'altro tutti noi possiamo essere contagiati dall'Ebola, che tutti quanti, che ognuno di noi possa essere potenzialmente esposto a questo virus terribile. Che non prevede tra l'altro ancora una terapia precisa. Difatti non abbiamo potuto parlare con il dottor Mazzanti perché sappiamo che non aveva molto tempo rispetto a quello che è stato definito un vaccino per l'Ebola. Però io voglio ricordare ai nostri ascoltatori e anche a te, Massimo e Rosario, che Ugo è un infettivologo. Beh, Quindi Ugo è un infettivologo. potrebbe essere motivo come ospite in un approfondimento di una delle mie trasmissioni, anche televisive. Se magari capitasse in zona Venezia o Val di Chiana, no? Ecco che si potrebbe averlo volentieri come ospite perché avrà sicuramente molte cose interessanti da dirci. Vedi, io prendo Dobbiamo subito. venire all'estero. Io credo di poter dire che al di là della necessità e del rispetto della salute di ogni cittadino di questo mondo, i flussi migratori in ogni caso stanno comunque modificando l'assetto sanitario e anche di intervento di ogni territorio. Noi abbiamo visto qui, e questo non significa fare terrorismo, ma sono delle diagnosi basate su dati statistici, un ritorno di alcune malattie che erano scomparse. Sono ritornate la tubercolosi, abbiamo rivisto le pedicolosi, abbiamo rivisto la scabbia, abbiamo rivisto tante altre malattie che avevamo gestito fino ad ora con molta attenzione. Quindi è chiaro che questi flussi migratori, non parlo naturalmente del virus dell'Ebola, ma se voi ricordate, quando c'è stato l'inizio dell'individuazione del virus della immunodeficienza acquisita e quindi dell'HIV, abbiamo avuto molte perplessità all'inizio, parlo delle perplessità nel mondo sanitario, di come affrontare, di come combattere, ma anche gestire un rapporto e un'infezione, oppure una malattia magari successiva con questo tipo di virus. A differenza invece del virus dell'Ebola, che abbiamo invece conosciuto in tempi passati, quindi voglio dire, la gestione è più competente perché ci sono delle esperienze che abbiamo già avuto, come adesso lo sono diventate per il virus dell'HIV, tant'è vero che la terapia adesso è multifattoriale, diciamo che abbiamo avuto quindi una cronicizzazione di una infezione che aveva invece dei connotati diversi. E quindi sarebbe stato interessante, come diceva prima Antonella, magari addentrarsi un po' di più sulla terapia, perché solo una considerazione, diciamo, l'ho fatta la domanda al collega, al dottor Mazzanti, ma la domanda era retorica. Il medico che ha curato il virus dell'Ebola nei paesi dell'Africa è tornato nel suo per curarsi e nel suo paese si è salvato. Ma difatti, Ugo, quello che tu dici va a confermare il fatto che purtroppo il diritto alla salute non è un diritto acquisito per tutta la popolazione, che sia europea o africana o asiatica o quello che vuoi, insomma. Il problema sta proprio in questo. Il diritto alla salute non può essere garantito solo
per nascita. Io che nasco in Italia non ho più diritto di qualchedun altro ad accedere alle cure sanitarie, ad accedere alla farmacologia. A prescindere dal luogo di nascita, tutti quanti dovrebbero avere il diritto di vedere la propria salute preservata. È vero, purtroppo con i flussi migratori abbiamo rivisto malattie che per noi erano raccontate dai nonni sostanzialmente, ma questo conferma ancora una volta che c'è una enorme discrepanza, una enorme differenza tra un occidentale, un medio orientale, un africano, un asiatico. Non siamo tutti uguali anche in questo senso, ma fare una discriminazione sulla salute. Mi sembra che le discriminazioni economiche alle quali siamo già sottoposti siano sufficienti. Se adesso dobbiamo subire anche una discriminazione per il diritto alla salute, sul diritto alla salute, che è il diritto fondamentale di ogni essere umano, allora mi sembra di poter dire con una certa tranquillità che non viviamo in un mondo civile. E dico mondo perché ovviamente questo è un problema che interessa tantissime nazioni lontane dalla nostra agiata Europa, come la nazione nella quale vive Bonella. Prego, prego, Rosario. Sapere c'è cioè, esattamente che cos'è e che cosa andiamo incontro con tranquillità senza diciamo fare catastrofismi così diciamo la buon'ora alla spicciola insomma non so se riesco a comprendere io faccio fatica se sapete benissimo a spiegarmi su certe cose poi su questi argomenti che sono abbastanza importanti io la vedo da cittadino comune allora cosa si può fare? È quello il problema cosa facciamo? Vi ricordate che Iva Zanicchi cominciò a dare l'allarme su queste cose per televisione, no? Che dava l'allarme a Iva Zanicchi su queste cose. Però lei lo faceva per uno scopo principale che era quello contro i migranti, da quello che capivo io. E oggi che cosa facciamo? Non facciamo niente. Cioè, nel senso, diciamo, c'è l'Ebola, ci sono 3.000 morti, cioè, ci sono 3.000 persone infettate, 1.800 sono morti, insomma, poi i numeri. Io non li conosco, sono quelli che mi fido di quello che ha detto il Rosario, dottor Mazzanti sui numeri perché è la sì, persona che lavora sul campo. Però quello che diciamo voglio che dire è sicuramente. perché questi benedetti media che hanno così, diciamo, una capillarità, no? Nel diffondere le notizie, più di noi che siamo una piccola web TV, una piccola web radio, eccetera, non danno notizie esatte. Perché non intervistano, per esempio, il dottor Mazzanti che spiega le cose esattamente invece di far parlare gente che sono politici o che non ne capiscono una mazza. Cioè. Sì, però c'è una, Rosario, ci sono alcune differenze e non è per discriminazione che noi facciamo alcune osservazioni. I poveretti che ci arrivano attraverso un flusso migratorio non sono dotati di tessera sanitaria o di accertamenti che il popolo o i cittadini europei fanno e quindi sono, diciamo, costretti o costretti, fra virgolette, ad avere. I popoli dei migranti non hanno nelle loro città, nei loro ospedali, credo di poter dire, una grossa disponibilità di materiale monouso.
I popoli dei migranti non hanno capacità o possibilità, credo di poter dire, di fare indagini preventive come potremmo farle noi. La domanda era finalizzata, ma anche era un'osservazione. Abbiamo avuto un flusso di ritorno di tante malattie che avevamo pensato di aver debellato. Queste malattie è una realtà, ce le ritroviamo sul nostro territorio. Ma non è nulla di specifico contro il virus Ebola. Non dimentichiamo che questo virus, lo diceva anche il dottor Mazzanti, trova terreno fertile in questi cittadini che, parlo dei cittadini naturalmente del mondo africano, che hanno un'alimentazione molto povera, un sistema quindi immunitario indebolito e sono afflitti da altre patologie. Quindi è facile che attecchisca un'infezione in un organismo debole. Quello che è grave nel caso specifico è che se con i flussi migratori abbiamo rivisto malattie come la scabbia, come la brucellosi, che da noi indubbiamente da qualche centinaio d'anni forse è stato debellato, non è stata fatta la stessa campagna terroristica disinformativa che invece si sta facendo con l'Ebola. Non è, ritengo, serio da parte dei mezzi di comunicazione dare la notizia che una donna marchigiana rientrata da una vacanza in Africa aveva febbre, aveva vomito, aveva dolori osteoarticolari, boom, subito la bolla, subito probabile Ebola, probabile caso di Ebola, per scoprire poi che si tratta di malaria. Allora, tanto per cominciare, la notizia la dai quando è acclarata, quando è accertata, non quando è ancora in fase dubitativa, perché quella che scateni è una scateni il panico. Dunque, questa malattia, lo diceva anche il dottor Mazzanti, è una malattia che ha delle caratteristiche, diciamo, sue, tutte particolari. Si parlava di cordone sanitario, perché purtroppo chi contrae questa malattia non ci mette molto tempo a morire. Cioè non si ha il tempo di portare questa malattia altrove. La malattia rimane molto spesso confinata in questi posti perché non dura molto. E infatti, per ecco, questo, perché è questo il motivo. Per questa ragione non può essere portata da chi arriva con le carrette del mare. Certo. Ma nel momento in cui l'organo di informazione, anzi di disinformazione, mi dice, lo ripeto, che una signora tornata da una vacanza in Africa ha la febbre, dolori, vomito, ma per questo parlava di e aereo. Si parla, parlava di e aereo. Si parla di, stiamo parlando di due cose diverse. Tu stai parlando dell'aspetto sanitario, io sto parlando della disinformazione che fanno. Perché? Non è normale dare una notizia quando la stessa non è ancora certa. Sì. Soltanto perché adesso c'è questa bolla mediatica dell'Ebola. Si crea terrorismo, si creano ulteriori tensioni sociali di cui noi in questo momento non abbiamo bisogno. Sì, ma questa azione preventiva, informativa, come dici tu, è purtroppo a volte anche necessaria, perché siccome mancano dei test precisi di individuazione, e bisogna stare attenti, perché noi non abbiamo la possibilità di fare un prelievo, l'ha detto anche il collega, noi non abbiamo la possibilità di fare un prelievo di sangue e individuare sempre, non abbiamo questa possibilità di farlo. Magari sei fortunato se trovi il virus. Bene, ma la notizia la dai quando il test è stato fatto, non quando il test deve essere ancora fatto. Questo. E spacci per Ebola la malaria. Questo crea terrorismo, crea disinformazione, crea ulteriori tensioni sociali. Ce ne abbiamo già tante. Purtroppo abbiamo già tanti problemi perché il nostro paese, purtroppo, è uno di quelli che accoglie il maggior numero di immigrati. E a differenza degli altri paesi, da noi stazionano. E questo sta creando già delle tensioni sociali difficili da gestire, molto pericolose. Se buttiamo benzina sul fuoco, ovviamente l'incendio non si spegnerà, ma verrà alimentato sempre di più. Allora mi domando, a chi fa comodo alimentare questo incendio? Perché a qualcuno farà comodo. Beh, l'informazione vive di notizie. Quando sapete una cosa, a me è sorto un dubbio, no? Chi mi dice che l'Ebola o le malattie in Africa non le buttino i paesi occidentali? No, buttolino. Cioè, no, perché insomma stanno ritornando in voga, tra virgolette, no? Troppe malattie, insomma, come dicevi tu, no? Che erano state debellate, no? Da tanti anni. Però io so benissimo che ci sono, che tutti i paesi, diciamo, tra virgolette, civilizzati, fanno studi e ancora se le tengono in laboratorio queste malattie, no? Non mi sbaglio. Fanno ricerche, dicono loro. Mi sembra come il discorso come sulle scie chimiche. Ecco. questa notizia, naturalmente, Rosario,
È ovvio che è una battuta, ma non ha nessun tipo di fondamento. No, 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 non ha nessun tipo di fondamento. Dovremmo pensare che i vaccini che vengono dati per curare la tubercolosi o l'influenza contengono dei virus di altra natura. No, per l'amor del cielo, non è questo. Beh, però sapete, il virus Ebola viene considerato anche un'arma biologica. Quindi è un'arma biologica. E sì, quindi sì, è stata studiata, è stata tenuta nei laboratori appunto per come arma biologica. È considerata come arma biologica. Però insomma, però adesso c'è e c'è, ce la teniamo nel senso. Adesso speriamo che si faccia di tutto perché venga debellata di nuovo, insomma, perché poi a questo punto la cosa che interessa alla gente comune, diciamo, è rassicurarla che insomma tutti gli studi che stanno facendo venga, diciamo, riescano a debellarla, quindi a curarla, insomma, perché infatti la differenza è questa, lo diceva prima Antonella, la differenza è che se una malattia colpisce un paese che ha un sistema sanitario forte, magari riesce anche ad affrontare una malattia del genere, perché come tu e tutti noi, i nostri ascoltatori hanno sentito, è una malattia che va affrontata soprattutto bloccando i sintomi. Perché se io riesco a bloccare l'emorragia e riesco a bloccare altri sintomi, magari reinfondendo, perché si muove per shock ipovolemico, no? Cioè quando si perdono molti liquidi si muore, oppure per un danno degli organi. Ma se io riesco a fare questo e lo faccio in una struttura ospedaliera in grado di fronteggiare ogni singola emergenza, la malattia viene affrontata in maniera diversa. Come ogni malattia, dipende, è chiaro, dal sistema sanitario che trova contrapposto. Ecco perché una malattia del genere in un paese devastato come quello sicuramente ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello che potrebbe avere in un paese come gli Stati Uniti d'America o altri paesi occidentali. Ovviamente, insomma, ovviamente. Comunque ci stanno lavorando, anzi, invece di dare queste notizie come quella signora marchigiana che dicevi tu, Antonella, i media dovrebbero darci più notizie sullo studio di quello che stanno facendo per studiare per debellarla. Sì. Dovrebbero dare anche più notizie rispetto a tutti coloro che si stanno impegnando sul campo per tentare di contenere l'epidemia e di portare aiuto farmacologico e non a tutti coloro che invece sono inesorabilmente esposti molto più di noi e quasi certamente colpiti. D'altra parte, scusate, nei tempi passati, quando non c'era una, diciamo, non avevamo le conoscenze che abbiamo ora, quando succedeva una situazione del genere, un'epidemia di qualsiasi tipo fosse, che faceva la popolazione? Bruciava tutto con il fuoco, tentavano tutto di contenere una malattia la cui eziologia non era conosciuta, però sapevano che era una malattia che si diffondeva fra gli individui e non sapevano nemmeno quali fossero i veicoli, i vettori, non sapevano nulla, bruciavano tutto. Ecco perché si parlava prima di cordone sanitario. Cordone sanitario che abbiamo detto per questa malattia forse non sarebbe. Giustamente il dottor Mazzanti diceva: ci dobbiamo preoccupare più di quelli che viaggiano in aereo, perché un percorso aereo ci mette il tempo giusto perché l'incubazione della malattia venga poi riscontrata nel paese di provenienza. Sì. Viceversa, quelli che vengono attraverso naturalmente i barconi, i poveretti, loro sono tanti, vivono molto tempo, diciamo, lontani dalla sede probabile di contagio, quindi purtroppo possono soccombere durante il percorso, il quindi non arrivano qui. Questa è la differenza. Manella, cosa volevi dire a riguardo? Chiedo scusa Massimo se ti ho rubato la parola. No, scherzi Rosario, ci mancherebbe altro. No, io sono qui poi tra altre cose per dare finanche le notizie della giornata. Comunque, visto che Antonella mi richiama un attimo, sarebbe invece interessante avere due cose. La prima è questa: per quanto riguarda l'immigrazione, ecco, vorrei capire se per caso la Slovenia ne prende un po' di immigrati, perché non mi risulta che la Slovenia abbia ospitato un po' di questi extracomunitari. Perché insomma, voglio dire, ci dovrebbe essere una distribuzione in tutta Europa. Non solamente l'Italia, che tutta Europa, e questo, diciamo, sono le prime
cose da fare, poi ragionare un po' come risolvere il problema tutti assieme, tutti gli stati assieme, non solamente l'Italia che si trova di fronte a questo problema. Comunque, a parte questo, un'altra cosa che mi volevo dire è proprio il dottor Ugo, visto che è esperto in materia, ecco, parlare, perché naturalmente non stasera, ma io magari una prossima trasmissione, perché avrei diverse domande, infatti, da porti sull'HIV, perché molte persone, soprattutto i giovani, pensano che la si prenda se uno ha dei rapporti occasionali con prostitute o cose di questo tipo, però non credo che sia proprio così, perché e credo che sia anche molto facile apprenderla, non è sufficiente, diciamo, tra virgolette, l'impermeabile, ecco, cioè l'uso del preservativo, perché non perché poi può rompersi, anche quello, ma insomma è già più difficile, ma il fatto perché c'è ugualmente un contatto, ad esempio tramite le mani, uno tocca l'altro partner e viceversa, e poi ci può essere un veicolo di sostanze che possono poi andare a inquinare, quindi a diffondere, a infettare, diciamo, l'altra persona. Ecco questa cosa qua, perché insomma molti la buttano nel facile, ma sì, basta che compri il preservativo, ma non credo che sia più Massimo, dunque non tutte le malattie infettive sono contagiose, sono due concetti ben diversi. Anche una semplice faringite è una malattia infettiva, perché c'è un batterio che magari la provoca, o un virus. Però questo significa che siano o possano essere contagiose. Quindi intanto ci sono questi due significati ben importanti, questi valori importanti. Poi il dottor Mazzanti diceva un'altra cosa: c'è il turismo sessuale. Il turismo sessuale, secondo me, è una delle cause più importanti della diffusione di queste malattie. Un rapporto fatto con alcune cautele, non sempre. Io ricordo una ripresa televisiva di un noto medico in Italia che baciava sulle labbra una donna che era positiva, perché voleva, diciamo, attenuare i timori che ci potesse essere uno scambio, un contagio attraverso la saliva. In realtà penso che siccome alcuni virus, quello dell'HIV è uno di questi, sono molto labili, cioè vengono distrutti facilmente da temperature non molto alte, o anche una semplice precauzione come quella di lavarsi bene le mani, o non soltanto le mani, ma ogni volta che uno diciamo fa altre cose, immagina per esempio chi lavora nelle cucine o lavora in alcuni ristoranti eccetera, se loro non utilizzano il lavaggio delle mani, non lavano le mani col semplice sapone, con sostanze tensioattive attraverso le quali si porta via anche la presenza di virus, un lavaggio fatto bene naturalmente, oppure una temperatura media, questo potrebbe essere sufficiente per tutelarti. Purtroppo devo dire che molti di noi non hanno ancora imparato a fare alcune semplici azioni di precauzione, come quella appunto di lavarsi le mani. Guarda, da noi ci sono ancora molti negozi che vendono generi alimentari e fanno insieme opera, riscuotono i soldi e poi magari con quelle mani con cui hanno toccato i soldi prendono il pane o altro cibo che questo è gravissimo, questo è un fatto molto grave, perché al di là delle esagerazioni o delle estremizzazioni di questo, diciamo, percorso igienico, è importante che si seguano alcune diciamo elementari precauzioni. Questo sarebbe già sufficiente. Ma torniamo a prima: in un paese devastato, non voglio dire il nostro, in un paese devastato dove il sistema sanitario già per noi è traballante, è in grado di affrontare emergenze mentre noi già le viviamo sul nostro territorio? Questa è la domanda che mi chiedo. Il nostro sistema sanitario è in grado di affrontare altre emergenze quando i nostri cittadini vivono già un'emergenza tutta loro? È una domanda che mi pongo e pongo agli ascoltatori. Siamo in grado noi di affrontare altre emergenze? Perché se non siamo in grado, rischiamo di noi di vivere un'emergenza peggiore di quella che vogliamo tentare di risolvere accogliendo i nostri i migranti. Questa è la domanda che mi pongo. Esatto, è la preoccupazione che ho anch'io, cioè ci dovrebbe essere una distribuzione equa, no, in ugual misura in tutta Europa, anche in Slovenia, perché mi sa che di là non siano stati
ospitati immigrati. Adesso vorrei informarmi meglio, ma mi sembra di no. E quindi tutti quanti in ugual misura. Allora, insomma, si può dopo cominciare a pensare a... D'altra parte i nostri paesi dell'Europa, gli altri paesi occidentali, non fanno passare il confine, mi pare di poter dire, i nostri migranti se non hanno, se non sono provvisti di documenti. E quindi immagina che difficoltà ci sono per dare documenti a persone che possono dire di essere maggiorenni o minorenni, che possono dare nomi diversi, di cui non si sa nulla, che possono sparire prima ancora di arrivare. Quindi queste sono delle diciamo difficoltà oggettive, e quindi siamo costretti magari a ospitare questi migranti più del tempo necessario, perché gli altri paesi confinanti non li possono ospitare e ricevere se non muniti di appropriata documentazione. Ciò che a noi invece non possiamo chiedere. Quando sbarca un barcone, eccetera, quando arriva un barcone, figurati se ti mette a chiedere i documenti. Documenti di che? No, ma questo sarebbe auspicabile soprattutto perché in questo modo si eviterebbe di accrescere le tensioni sociali che abbiamo. In secondo luogo si consentirebbe ad ogni essere umano di avere la sua giusta dignità. Loro come migranti non sarebbero più carne da macello per le varie regioni che prendono soldi dalla comunità europea e non li investono nei vari CARA, nei vari CICAP e in tutti i centri di accoglienza. I soldi sono stati presi e non sono stati reinvestiti. Quindi qualcheduno dovrebbe cominciare a chiedere dove sono finiti i finanziamenti della comunità europea. Perché perlomeno qui in Puglia, vi dico, la situazione è molto molto difficile. Le tensioni sociali sono enormi, i centri di accoglienza sono al collasso, gli operatori non ce la fanno più, gli immigrati sono stipati come mucche in una stalla. Ora, io non credo che questo sia corretto, sia giusto, sia rispettoso della natura umana, sia della nostra che della loro. Però Massimo, io credo che a questo punto tu dovresti darci le ultime news. Vai con le news. Ecco, Massimo, all'estero naturalmente. Chiedo venia, vorrei prendermi qualche minuto io perché volevo dare una comunicazione, una volta che siamo in diretta, su un aggiornamento sul network, no? Perché volevo comunicare questo. Science Web Network adesso ha aperto anche il canale classico, cioè trasmettiamo anche musica classica più soft. Quindi le persone che visitano il nostro sito, che è www.sitewebnetwork.it, potranno ascoltare sia web radio normale, ordinarie, che classiche. Noi stiamo andando con questa trasmissione anche sul canale classico in questo momento. Voglio la Ida. Sempre musiche anzi, che... Anzi no, voglio la figlia del reggimento con i 9 do di petto di Luciano Pavarotti. No, non posso perché sotto si ha quella lì, perché la musica, dovete sapere che la musica classica, se passati 100 anni, è libera, però il problema è quando un artista la canta, la mette e poi la registra e la fa e diventa di nuovo sottosia, cioè nel senso ritorna, hai capito? Allora se io prendo, ecco, se dovessi trovare quello che mi hai chiesto da artisti che mettono a disposizione che si mettono a disposizione con la licenza Creative Commons, sì, lo posso fare, quindi non so problema, tanto è vero che ne abbiamo già di musiche molto belle. Ne trovate già, allora facciamo cantare Bonella, dai. Anzi, facciamo cantare Bonella e Ugo insieme. Sì, il coro delle voci. Che meraviglia! Sarebbe il coro delle voci bianche. Ah, non vedo l'ora. Allora, mi toccherebbe dire povero Rosario che si trova a zero con i radioascoltatori, che si fa una cosa. No, non è detto, guarda Massimo, non è detto. Tu sai che le trasmissioni più seguite sono quelle lì delle papere, no? In questi ultimi anni sì, perché qualcuno ha abituato l'italiano a vedere quelle trasmissioni lì praticamente, no? Chi ha preso tutte le frequenze negli anni 80 e che gli hanno permesso di prendere, tanto per essere molto chiari. Questo è un mio tarlo nella testa che non me lo toglierà nessuno. Massimo c'è sto tarlo, quindi è da ragione. È da ragione. Bonella, ci vuoi dare le news? Io sono qui ad aspettare, ma se mi dai la possibilità di darle, da Finita OGTV partiranno queste news. Allora, 19:41. Vai Massimo!
19.41 Sites Web Network, in collegamento qui con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV.net da Venezia. Dunque c'è una notizia dell'incredibile: chi difende una giusta causa rischia l'accusa di persecutore. Lo sostiene la Cassazione spiegando che la condanna per stalking, perseguitare, non colpisce soltanto chi è legato alla persona da vincoli affettivi, ma scatta anche per punire chi assilla chiunque. È il caso di un sessantenne di Sassari che, per reagire a detta della sua difesa ad abusive attività di cava su un'area soggetta a vincolo ambientale, ha preso di mira alcuni laboratori di quell'area, pedinandoli e inviando SMS fino al limite della sopportazione, e quindi è scattato questo stalking. Poi un'altra notizia, saltiamo un po' quelle meno importanti: il maltempo di questa notte in Triveneto, più precisamente in Veneto, ci sono stati naturalmente allagamenti anche in Lombardia, ricordiamo Asti, Cremona, però in modo particolare teniamo l'attenzione qui nel Veneto, perché le zone più colpite sono state dunque le province di Padova, Treviso e Venezia. All'improvviso raffiche di vento, ma soprattutto tanta pioggia, hanno praticamente investito queste zone. Le più colpite sono la provincia di Treviso, in particolare la Marca Trevigiana, le zone di Nervesa della Battaglia, Povegliano fino a Spresiano. Siamo, per farci un attimino capire da chi ci segue da fuori regione, da fuori ambito locale, siamo lungo la Pontebbana, la statale 13 che collega diciamo Mestre, Venezia con Treviso, Pordenone, Udine, che arriva fino in Austria. Con l'altezza tra Treviso e Conegliano, all'altezza di Spresiano, c'è stata questa ondata di maltempo che ha creato degli allagamenti, disagi e danni anche in laguna di Venezia, dove sono praticamente affondate decine di barche e anche gondole. In queste ore si sta cercando di tirarle su dal fondale dei canali. Ecco, questo per quanto riguarda. Poi altre notizie inerenti a questa ondata di maltempo in Veneto: segnaliamo che in vicolo San Francesco a Casale Sussile un fulmine ha provocato un incendio divampato in un fienile che ha distrutto oltre 1000 quintali di foraggio. Gli altri paesi colpiti dai temporali portati da questa forte ondata di maltempo, oltre a Treviso, sono Istrana, abbiamo detto poi Spresiano, Susegana, ma anche appunto, come già detto, Nervesa della Battaglia. Qui non c'è nulla di in più di quello detto poco fa. Ricordiamo che decine di sottopassi sono stati completamente allagati e in alcuni quartieri di queste zone è mancata anche la corrente. Quindi, ricapitolando, praticamente le zone più colpite: la Marca Trevigiana e la Laguna di Venezia. Altre notizie degne di rilievo, vediamo se abbiamo vi do quest'ultima. È deflazione shock con il crollo del 12,2% dei prezzi delle verdure e dell'8,9% della frutta. Lo evidenzia la Codireti, un'analisi sui dati Istat dei prezzi dei prodotti agricoli nel secondo trimestre del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013. L'indice dei prezzi dei prodotti agricoli alla produzione è sceso del 4,8% a causa della spirale recessiva alimentata dalla crisi che ha colpito le imprese, mentre gli acquisti alimentari sono tornati indietro di oltre 33 anni ai livelli minimi del 1981, quindi sempre peggio. Allora, questo governo veramente cerca di tirar su un po' questo paese, o se lo vuole ancora di più affossare, perché sentivo anche stamattina su una nota trasmissione radiofonica delle cose che non mi piacevano
piacevano tanto, addirittura si parlava che insomma, il cittadino non può pretendere di avere il suo ufficio postale subito sotto casa, ma deve muoversi, insomma, voglio dire, gli anziani come fanno, i pensionati come hanno fatto, sta gente che ha lavorato una vita e poi si trova con i trasporti pubblici tagliati, gli uffici postali che magari non ci sono più sotto casa e come fanno a raggiungerli. Dopo succede che i figli devono stare a casa dal lavoro per portare i propri genitori giustamente a questi uffici postali, quindi ecco che si complica ancora di più tutta la situazione e si spende di più perché naturalmente bisogna poi andare con il mezzo proprio, quindi la benzina, l'operamento della propria auto, e quindi si capisce da qui che è un modo per far spendere sempre di più ai cittadini. Ecco, questa è un po' la situazione che sta emergendo, uno spicchio, diciamo, voluto mettere alla luce. Se poi analizziamo un po' tutta quanta la politica che sta venendo avanti, non lo so, magari ci dedicheremo una trasmissione più specifica. Altre notizie? Scusami, se ti interrompo. Hai così ragione che abbiamo più segreterie politiche diffuse sul territorio che uffici postali. Ah, bellissima questa. Hai sentito Rosario? Sì, vabbè, non faccio neanche fatica a crederci. Ci credo. Hai ragione, Massimo. Bonella, ma bisogna vedere cosa accadrà fra un paio di giorni, perché sempre quest'oggi, mi pare, c'è stata una netta inversione di tendenza rispetto al rispetto al livello di produttività del paese. Si pensava fosse in negativo, invece abbiamo scoperto che con il sommerso siamo addirittura in positivo. Quindi a questi prezzi, dai un paio di giorni, probabilmente col borsino nero riusciremo a vedere qualcosa di positivo. Vabbè. Il nostro Massimo e Rosario, il nostro tempo brutto ha distrutto gran parte delle coste del Gargano. Sì, ho visto, infatti. Però pochi, ci sono stati anche degli interventi molto attenti, molto accurati, giornalistici, però pochi parlano del territorio che viene deturpato, perché queste cose avvengono anche, quasi sempre, perché vengono tolte le naturali protezioni alle invasioni, alle aggressioni della natura. Mi viene in mente una considerazione: tutte le volte che nevica o che fa freddo o che le temperature scendono, io credo che in alcuni paesi europei, e non solo in quelli paesi europei, non credo che si fermi il traffico aereo, il traffico ferroviario, cioè il paese continua a funzionare. Da noi, se piove un po' di più, abbiamo tutti i tombini che saltano e le strade allagate. C'è qualcosa che non va. Certo. Ma questa è la news ultima che poi comunicate. Una notizia urgente, perché dal centro meteo italiano mi arriva quanto segue. Dunque, si è registrato un fortissimo terremoto superiore a 6 gradi Richter in Indonesia. Dunque, l'ipocentro è a 30 chilometri, precisamente magnitudo 6.2. Poi volevo dare anche un'altra notizia che va un po' a dar manforte a quello che diceva adesso il dottor Ugo Lombardi, una notizia che praticamente viene da Andrea Zanoni, che possibilmente penso che lo avremo qui in collegamento con noi, che dice: maledetti capannoni vuoti, che qui nel Veneto, nel nord-est, è noto questa storia dei sti capannoni, di tutte le cementificazioni barbare che hanno fatto questi vergognosi. E dunque, c'è chi ne vuole altri, dice. Allora Zanoni dice: ho fatto un salto sulla sedia quando questa mattina ho letto un articolo sulla Tribuna di Treviso dal titolo Le palazzine non tirano meglio fare capannoni in merito all'area ex Simmel di Paese. Siamo in provincia di Treviso, località si chiama Paese, che è il suo comune praticamente. Stando all'articolo, il vice sindaco De Marchi ipotizza una revisione dell'intervento urbanistico e la conversione di 10.000 metri quadri da residenziale ad industriale per aiutare la proprietaria Emerald SP SPA, i cittadini trevigiani che sanno
che ci sono centinaia di capannoni vuoti, cosa penseranno in merito a questa trovata? Invito tutti a venire alla conferenza di lunedì 15 settembre a Treviso, dove parleremo proprio di una nuova legge per arginare la distruzione di suolo in Italia. Ecco, quindi praticamente fa capire che ancora si vuole andare verso quella direzione, a proposito di tutelare il territorio. Bene. Speriamo come te, Massimo, di avere presto Zanoni ospite nella nostra trasmissione. Per il momento credo proprio che si sia giunti ai saluti finali. Ringraziamo Massimo Bonella, direttore di pianetatv.net. Sempre che mi sbagli, ma tutti, ma sei uno. Bonella, so. Spesso mi sbaglia sempre il nome della testata. Cioè, praticamente si chiama così. pianetaoggitv.net. Te l'ho detto, no, va bene. Ho detto che in toscano è il toscano. Allora, la prossima volta lo dici da solo, Bonella, vieni giù dalla ringhiera e lo dici da solo. Ah, vedo che sei informata con queste ringhiere infinite, devo dire. A che punto sei arrivato? Ma insomma, sono due anni che stai lì, gratta gratta, tingi tingi. A che punto sei arrivato? Sei morta, perché poi si... Dimmi, Rosario. Al terzo piano sei arrivato. La ringhiera. Hai comprato una ringhiera, Massimo? Me l'hanno data a dotazione quando sapevano che veniva qui in Italia, dall'estero. Quindi è italiana, una ringhiera italiana. E io so cioè, cosa pensa l'Antonella, che stia praticamente creando il confine, no, del vento. E certo, sempre, tu stai, no? Costruendo il bunker, Vanella. Stai erigendo il muro. Ma vieni a fare un giro da queste parti e poi lo scoprirai. Venite te e Ugo, fate un giro, andate a prendere anche Rosario, venite qui e poi documenteremo se effettivamente c'è in atto questo confine che tu da ormai, penso, mesi lo stai decantando. Anni, 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 Bonelli, stai lavorando su questi confini. Va vista questa ringhiera, è come il muro di Berlino. Sì, infatti, poi ci devo fare anche il muro, infatti ho già ordinato qualche milione di metro cubo di cemento armato. E lo spinato l'hai preso? No, l'ho appena ordinato da Roma, no? Ah, vedi. E naturalmente ci passa l'alta tensione, voglio dire, minimo. Poi vedremo se farà anche quel lavoro lì. Quindi, come vedi, adesso stiamo ancora la ringhiera, poi faremo il cemento, poi l'alta tensione, quindi penso che oramai... Aspetta che è scappato il video, oramai il lavoro andrà avanti per un bel po' ancora di tempo. No, bene. No, ma io sono convinta che tu ti sei piazzato lì quei cannoncini, sai, quei cannoni computerizzati che mirano l'obiettivo e sparano appena vedono qualcosa che si muove nell'aria, prendono la mira e sparano, no? Quelle sono tipiche dei cacciatorpedinieri. Beh, posso dirti una cosa però. Non ho preso quel piccolo cannonino lì che hanno fatto, che praticamente il fuoco casca addosso su se stesso, poi prende fuoco tutto e si autodistruggono. Cioè, sto cercando di prendere uno che almeno mi lancia una fiamma a meno di qualche chilometro, magari doppio cannone, no? E uno anche dietro, perché non si sa mai, no? Come vanno le cose qua in Italia, no? Che ti fregano sempre da dietro, no? Allora ne ho messo uno anche di dietro, che se qualcuno mi arriva da dietro, parte, capito, quello no. Ci abbiamo i fucili che sparano verso di dietro, Massimo. Oddio. Basta, stiamo trascendendo. Saluto Rosario Moreno, regia. No, io non pensavo che pensavi te. Io pensavo proprio, cioè, fuoco vero e proprio, capito? Non quello che pensavi te. Basta, Monella, non ti addentrare oltre. Il discorso si sta facendo pericoloso. Ma voi mi tirate fuori delle domande che io devo anche rispondere, bene o male. Altrimenti faccio presto, dico, sono 19:54, termina qui il nostro speciale, è finito, arrivederci. Allora, no, devo risponderti alle domande, no? Dobbiamo saltare, Bonella, dobbiamo saltare i nostri ascoltatori, dare appuntamento mercoledì prossimo, tra 18:30, su Sirius Web Network. Questa l'ho detta giusta, Rosario? Sì, l'hai detta giusta. No, vale. Non l'ha detta giusta. Science Web Network. Ora vuoi trovare proprio il pelino nell'uovo, Sì. ScienceWebNetwork.it. pianetaoggitv.net. Oh, signor, vabbè, sei pedante oggi, ho capito. Appuntamento per il prossimo 18:30 da
Ugo Lombardi, Antonella Intranò, Rosario Moreno, da Massimo Bonella che dice continua la telenovela, perché vedremo adesso questi confini, la corrente, cosa succederà la prossima trasmissione. Sì. E buonasera a tutti da Venezia e dalla Ringhiere. E dalla Ringhiere. La Ringhiere sta qui al caldo, al freddo. Ciao ciao a tutti. A presto, ciao, a mercoledì prossimo. Saluto circolare.